L'Istituto Tumori di Bari fa parte di un progetto nazionale per studiare le alterazioni del DNA e migliorare le cure delle malattie genetiche. I dettagli nella scheda. Un progetto per studiare e identificare alterazioni del DNA, individuando quelle che possono essere responsabili della formazione di leucemie e di altre patologie tumorali ematologiche. E questo è l'obiettivo principale di Fusion Target, che vede l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari tra gli istituti del Centro Coordinatore Istituto Tumori della Romagna, Dino Amadori. È un progetto finanziato dal PNRR che coinvolge la nostra unità di ematologia in collaborazione con altri centri del Sud Italia, è coordinata dall'IRST di Meldola e si occuperà essenzialmente, tramite approcci bioinformatici e tecnologie di sequenziamento, della identificazione di nuovi geni di fusione che nascono tramite danno al DNA e portano alla fusione di geni diversi che perdono la funzione fisiologica e ne acquisiscono una patologica che porta alla trasformazione di cellule del sangue in cellule tumorali. Nel dettaglio, le informazioni raccolte attraverso una metodica di analisi innovativa saranno poi utilizzate per fini diagnostici, prognostici e terapeutici, anche per la realizzazione di farmaci e vaccini.